Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road! In passato ho detto e ribadito più volte che una persona, uno youtuber, mi ha ispirato ad aprire il mio canale YouTube, e questa persona è il canadese Matthew Santoro. Oggi voglio parlarvi di un'altra persona che, seppur fa video di commedia, seppur fa video divertenti, è stata comunque una persona che mi ha ispirato ancor di più in un progetto di cui vi parlerò un pochino più avanti, però. Lui è Ricky, il suo canale è Stew Dippin, e il titolo del suo canale è «Divertenti video nerd ogni settimana». Ora, trovate il link al suo canale su doobly-doo, iscrivetevi, dite che vi mando io, e guardate i suoi video, sono molto divertenti, molto simpatici, e c'è veramente una grande carica ispirazionale. Lui ha anche un secondo canale di vlog, e vi segnalo sul doobly-doo anche il suo secondo canale, mi pare che sia intitolato The Second Ricky, se non ricordo male. Comunque trovate il link al doobly-doo, sia al suo canale principale, Stew Dippin, sia al canale di vlog, e vi segnalo tre video che ho trovato veramente simpatici e divertenti, più un quarto video che farà da rampa di lancio per l'argomento del giorno di oggi. Il primo video, che mostra un po' il suo umorismo un po' sfrenato e molto divertente, è L'uomo della cioccolata, impressioni su SpongeBob, è il primo video che vi linko sul doobly-doo. Il secondo video, che pur essendo divertente ha comunque un bel fondo di verità, può essere anche un interessante spunto di discussione, è perché i supereroi non hanno bisogno di un'identità segreta, secondo video che trovate sul doobly-doo. Il terzo video è una specie di tag, si è ispirato a un altro canale, ed è una cosa molto interessante. Mi ha fatto venire in mente che potrei fare una cosa del genere anche io quest'anno, e comunque ve lo segnalo su doobly-doo. 25 su 25. Ricky ci racconta 25 curiosità nel corso, vissuto nel corso della sua vita, in occasione dei suoi 25 anni. Effettivamente, dicevo, ci ho pensato anche io, potrei fare una cosa del genere, per esempio quest'anno 39 sui 39, diventa un pochino lunga, ma magari uno cerca delle curiosità molto brevi e può sempre venire qualcosa di interessante. Comunque, lui è Ricky, il canale Stew Dippin, trovate tutti i link sul doobly-doo, e quarto video che mi lancia l'argomento del giorno. Pensieri sul fallimento. Bene. Il video di Ricky, questo video di Ricky, Pensieri sul fallimento, ovviamente parliamo di un video in inglese, Thoughts on Failure, è un video estremamente, estremamente ispirante. Veramente è qualcosa che mi ha aperto gli occhi, mi ha aperto la mente, mi ha fatto pensare a certe cose in maniera completamente differente, mi ha dato la spinta a cominciare un progetto che era rimasto praticamente per aria per un mare di tempo, e un progetto di cui vi parlerò in questi giorni, perché comunque sta prendendo forma molto lentamente, e è una cosa che comunque mi sta dando una grandissima soddisfazione, e soprattutto parliamo un po' di fallimento. Voglio un po' riprendere anche il tema del suo video, perché è vero ciò che ci dice Ricky, e vi do uno spoiler: nella vita le cose falliscono. Io fallisco, molti miei progetti falliscono, e so quello che volete dirmi. Ma no, Grizzly, non è vero, tu sei perfetto, tutto quanto va perfettamente, non sbagli mai! Poi sullo sbagliare sto preparando una cosa particolare per il finale di stagione di Vita da Tecnico, ma questa è una cosa che vedrete più avanti, quindi comunque no, io sbaglio e come, sbaglio in un sacco di cose, ho fatto un mare di errori nel passato, l'errore è sicuramente più grande, e già ne ho parlato in passato quando ho parlato dei rimpianti
Io rimpiango, è stato un errore quello di non aver cominciato a fare video YouTube molto prima, rimpiango di aver cominciato molto tardi a fare video su YouTube, perché è un passatempo che trovo divertente, che trovo rilassante, è anche un modo che ho per questo appuntamento fisso settimanale, per me è anche un modo di scaricare un po' la tensione. Io ormai nel corso della settimana penso «ok, questo sabato devo girare il video, quindi penserò all'argomento, mi guarderò un po' il canale che, di cui voglio parlare», e sicuramente è una cosa che mi rilassa tantissimo, e il fatto che vedo gli iscritti, l'apprezzamento degli iscritti, è una cosa che apprezzo tantissimo, e apprezzo tutti voi che mi state seguendo. E tra l'altro stamattina c'erano 147 iscritti sul canale, già siamo prossimi ai 150, quindi sempre vi ricordo, se non siete già iscritti al mio canale, iscrivetevi, potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e soprattutto se avete domande da farmi fatemele nei commenti, che a questo punto ci avviciniamo inesorabilmente alla quota dei 200 iscritti, e quindi sto preparando un'altra FAQ speciale per i 200 iscritti, quindi naturalmente domande sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Comunque dicevo, fallimenti. Purtroppo le cose falliscono, purtroppo i progetti non vanno come era stato stabilito, purtroppo molte cose partono con il piede giusto e poi sbattono contro il muro. Ma questo non significa che tutto fallisca, perché ci sono anche cose che partono, magari non lo so, zoppicano un po', però in fondo arrivano e funzionano perfettamente. Tantissime cose partono con il piede giusto e funzionano perfettamente, ma ci sono anche fallimenti, bisogna anche nella vita imparare a convivere con i fallimenti. D'altronde un vecchio detto diceva «l'esperienza è uno splendido insegnante, ma le sue lezioni sono maledettamente lunghe». Ora, come dicevo, è importante imparare a convivere con i fallimenti, ma sicuramente è soprattutto importante imparare dai fallimenti, perché non bisogna sbagliare ciò che aiuta ad imparare, ma perché bisogna imparare dai propri errori. E non sempre le cose vanno come si è sperato, però questo non dovrebbe essere un limite per cui dire «no, non voglio cominciare a fare questa cosa, perché so che questa cosa potrebbe andare male, andrà male, e quindi è inutile che la comincio». È importante cominciare i propri progetti, è importante mettersi in gioco, bisogna avere il coraggio di mettersi in gioco, di dire «ehi, va bene, io voglio mettere tutto me stesso, credo in questo progetto, e se fallisce, beh, se fallisce vorrà dire che capirò che ho sbagliato in questo, questo e quest'altro, e quando farò il prossimo progetto non sbaglierò di nuovo, non commetterò di nuovo gli stessi errori». Questo è un messaggio, secondo me, molto importante, un messaggio in certi casi ovvio, eppure che tantissime volte passa in secondo piano. Per cui concludo il vlog chiedendovi: voi fallite nelle vostre cose? Avete imparato dagli vostri errori, dai vostri fallimenti? Oppure ci sono delle cose che non avete ancora cominciato perché «ehi, tanto so che questa cosa non funzionerà, quindi è inutile cominciarla»? Ditemelo un po', come sempre sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Se sono riuscito a spingervi a fare qualcosa in più, se sono riuscito a spingervi a mettervi in gioco, vi ricordo naturalmente di fare clic su pollice in alto e di condividere questo vlog, di condividerlo sugli altri social network, di condividerlo con gli amici. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere che cosa ne pensano i vostri amici, e di nuovo vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito e potreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Ragazzi, questo è tutto, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, quindi grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!